l'ultimo che esce dalla casa di cartone vince 1000 euro! Necessario per sopravvivere anche una settimana. Ho il mio mini frigo con cibo e acqua. Ho tutti i miei trucchi, così posso essere sempre bella e perfetta. E ho anche... ho dimenticato il mio iPad fuori. Come faccio? Lì dentro c'era tutto: la musica, i giochi per intrattenermi e un piano malefico per sabotare tutti. Volevo dire, un piano per aiutare tutti! Perfetto! Ho anche una TV per guardare i video di Nino e Matti! E delle bellissime cuffiette per ascoltare la musica tutto il tempo! Ovviamente però è tutto di cartone! Oh no, è tutto di cartone! Io sono allergico al cartone! Oh no! Ciao amici, io mi chiamo Marco e sono il vostro nuovo coinquilino. Lo so, la casa non è molto arredata, ma sono sicuro che ci divertiremo un mondo insieme. Tranquillo Marco, qualsiasi posto con te può essere chiamato casa. Oh, ti voglio tanto bene, orsetto di cartone. Marco, tutto bene? Tranquillo, orsacchiotto, ti insegno io. Vabbè. Pippo, come procede? Ciao, Matti, tutto bene, grazie. Jasmine, almeno tu stai bene? Ma voi siete tutti strani comunque. Inna! Stavo cercando proprio te. Hai visto che bella casa ho preparato per te? Fantastica, però avrei bisogno di una cosa che ho dimenticato fuori. Non è che puoi prendermi il mio tablet, anzi meglio, vado io a prenderlo, un secondo ci metto. Fammici pensare, no. E se esci dalla casa di cartone per prendere il tablet, ricordati che sarai eliminata poi. Matti, ma io ho bisogno di quel tablet. Mi dispiace, vietato, non puoi. Forse non hai capito, a me serve quel tablet. Prima challenge. Aeroplanini di carta challenge. Chi riesce a costruire il migliore aeroplanino e a farlo volare il più lontano possibile avrà vinto questa sfida e anche un premio segreto. Io so benissimo come si costruiscono gli aeroplanini di carta. Da piccola facevo anche le gare. Mio nonno mi ha insegnato tutti i segreti. Ok, mi ricordo che va fatto così, mi sembra. Sì. Ok, sta avvenendo benissimo. Io sono davvero forte a scuola, ero il più bravo a fare gli aeroplanini. Ok, è arrivato il momento di usare il righello. Mi dovevo grattare la schiena. Ripieghiamo. Questo lo ripieghiamo così. È un po' storto. Da piccola sapevo farli meglio. Così è bello però. Ok, ho finito. Ma sembra troppo semplice. Quindi, siccome ho dei glitter, ce li aggiungerò. Secondo me è l'aereo più bello di tutti. Ok, questo facciamo un po'. Oh no, ho fatto un taglietto. Cerchiamo di rimediare. Ok, devo piegare soltanto più quest'ultima parte. E ho finito. Ta-da! Ma ho fatto una barchetta. Questo è l'aeroplanino più forte del mondo. Vincerò sicuramente. Venite subito qui con i vostri aeroplanini. Ma quello cos'è? È una barca. Ok, invece il tuo Pippo è bellissimo, vero? Sì, buona fortuna. Grazie. Il mio è un Boeing 737. Questo è un aereo super sportivo. Guarda il mio, quanto è bello. Vincerebbe sicuramente una sfilata di moda. Ma ora la sfida è quella di far arrivare l'aeroplanino il più lontano possibile. Quindi al mio via dovete lanciarlo tutti, ok? Sì. Siete pronti? Sì. Accendete i motori e... 3, 2, 1, via!
me? Io sapevo che le barche non potevano volare. Quello che hai vinto è un bellissimo sacchetto con la colazione. Così puoi fare colazione nella tua casa di cartone, vedi? Anche la busta è di cartone. Ma io ho già il cibo nella mia casa. Aspetta, come fai ad avere il cibo nella tua casa? L'ho trovato lì. Io volevo il mio tablet! Prego per averti dato questo premio comunque. Mamma mia, non apprezza nemmeno. Io non volevo il cibo, io ho già il cibo. Ho bisogno del mio tablet! Ma forse ho un'idea. Prendo questo. Perfetto, Matti è passato. Marco! Ninna, ma che ci fai qui? Ti regalo questo se mi dai il tuo robot. Una ciambella in cambio del robot? E dopo tutto è soltanto il mio secondo migliore amico. Ecco te, Ninna. Grazie. Oh, e non dimenticare il telecomando. Sì, grazie. Missione compiuta. Ah, credo proprio di essermi abituato al cartone. Sto troppo, proprio bene. Devo soffiarmi il naso. Cosa c'è qua? No, non va bene, c'è ancora troppo cartone. Questo che cos'è? No, cartone, questo. No, cartone. Oh, ecco qua, qui c'è qualcosa, sembra un fazzoletto. Ok, mi è rimasto soltanto questo. Non ti azzardare. Perché ma... Ti rendi conto che ti stavi per soffiare il naso con un biglietto del nostro spettacolo? Oh, sarebbe stato un errore imperdonabile. Ecco, esatto, anche perché poi me l'avresti ripagato. Falsacchiotti, voi invece acquistate il biglietto per il nostro tour di spettacoli 2024 di Ninna e Matti. E una volta che lo ricevete a casa, mi raccomando, non soffiatevi il naso e preparatevi a cantare tutte le canzoni, perché sarà uno show incredibile. Te lo ridò, ma non ti ci soffiare il naso. Va bene, Matti, grazie. Grazie, trovo lo spettacolo. Come faccio? Mi sto annoiando, non so che fare. Perché non diamo fastidio agli altri? Soprattutto a Pippo? Oddio, no, non ce la faccio più. Devo prendere un po' d'aria, così potrò finalmente vincere questa challenge. Siccome Pippo è fuori dalla finestra, ora utilizzerò la mia arma segreta per dargli fastidio. Ma che cos'era? Una pallina? Jasmine, ma che cosa stai facendo? Mi dai fastidio così! Oh, va bene, adesso mi devo vendicare! Preparati, Jasmine! Semplice, ora tocca passare alle maniere forti. Vediamo così ora se Pippo si arrende. Pippo, prendi questa! Oh no, hai un nerf, Jasmine! Non vale! Vediamo se ora scherzi comunque. Prendi questo! Sto vincendo io! Non è giusto, Jasmine sta vincendo! Devo fare qualcosa anche io! Prenderò il mio nerf! Prendi questo, Jasmine! Amore? Ok, ci sono. Matti! Matti! Che c'è, Ninna? Il tablet non te lo do, eh? Benvenuto, devo cantarti una canzone. Certo che è proprio bella questa casa. Sì, vabbè, senti qua. Caro Matti, io ti amo, ma ho bisogno di una mano. So che tu mi puoi aiutare, perché non prendi il mio iPad, amore? Se aiuti proprio me, ti regalo una squeezy pen. Bella canzone, quindi praticamente io dovrei prenderti il tablet, darlo a te e tu mi darai una squeezy pen in cambio. Allora fammi pensare, in effetti è una bella offerta, potrei accettare e ottenere una squeezy pen che è veramente bella, la penna migliore del mondo. Del mondo? Ma cos'è? La mia icona del capo! Scusa un attimo. No, Matti, la squeezy pen! Il mio tablet! Stop! Ma che cosa state facendo? Ha cominciato lei, Matti! Non è vero! Va bene, se proprio volete sfidarvi, accettate la mia prossima challenge. Uno contro uno.
non scegliere la scatola sbagliata. In queste scatole potrete trovare dei bonus oppure qualcosa di brutto. Dovrete tirare uno di questi fili rossi e poi, in base al filo che scegliete, una scatola verrà da voi e l'aprirete. Jasmine, inizia tu. Quale scelgo? Io vorrei la scatola con gli animali. È troppo carino. Scelgo questo, sì, questo è ok, giusto. Allora adesso tira il filo e spera che ci sia la scatola con i cagnolini. Vado, Oh, niente scatola con i cagnolini. Vabbè dai, speriamo ci sia qualcosa di bello dentro. Che il mio piano abbia inizio. Vai, robottino. A dopo, torna con il mio tablet. Guarda che belli! Beh, non era la scatola con i cagnolini, ma hai trovato una decorazione per la tua casetta di cartone. Sono bellissimi, guarda Pippo! Ah, bei cuoricini, Jasmine! E per chi sono? Per Marco! No, sono per te! Vabbè, comunque non perdiamoci in chiacchiere, perché Pippo devi scegliere il filo che vuoi. Ok, vai avanti. No, perché? Perché vai a sbattere? No! Vediamo bene che cosa posso scegliere. Stai attento, perché alcune scatole sono pericolose. Oh no, devo concentrarmi allora. Questo mi ispira fiducia. Okay, allora tira. Sì! Oh, un'altra scatola azzurra! Oh, una caramella! Meno male, avevo tantissima fame. Bravi ragazzi, siete stati fortunati. Scusa, Matti, ma di cartone? Oh! Che sfortuna, effettivamente era in una scatola di cartone. Mi dispiace. Vedi, meglio i miei cuoricini. Perché fa quello che vuole lui? Ehi, robottino, ok, avanti. Ci sono ancora le tue scatole con i cagnolini, eh? Scelgo questa. Oh, niente scatola con i cagnolini. Vediamo. Oh, non ci posso credere! Falsacchiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi in questo momento al canale di Rin e Matti, perché è uscito lo Switch! Grazie a questo potrai decidere di fare uno scambio di casa. Puoi spostarti in un'altra casa se la tua non ti piace, oppure puoi decidere di far scambiare i tuoi avversari. Cosa scegli? Allora, la casa di Rin è molto bella. Devi prendere il mio tablet. Però la mia lo è di più, quindi sarebbe inutile scambiare con lei. Ok, ci sono quasi. Secondo me Marco potrebbe scambiare con Nina. Cosa? Ma la casa di Marco fa schifo. È tutta tua, Nina, io vado nella tua casa adesso. Permesso. Vediamo se questa volta riesci a prendere tu la scatola con i cagnolini, magari. Speriamo di non prendere un malus. Oh, non è possibile. Vai nella casa piccola. Oh no, ma qual è la casa piccola? Oh, Pippo, mi dispiace per te. Per continuare questa challenge dovrai avere molto coraggio. Oh no, speriamo che non sia di cartone almeno. Oh no, questa casetta è piccolissima e poi tantissimo cartone. Non so dove girarmi. Questa casa è bruttissima, non c'è niente dentro. Va bene, Nina, calmati, ho un'idea. Con questo Marco verrà eliminato e io potrò tornare nella mia casa. Perfetto, Matti è antipatico. Matti, guarda cosa ho trovato nella casa di Marco. Ah, cosa hai trovato? Una scritta: Matti è antipatico e questo sei tu. Cosa? Mm-hmm. Marco ha scritto che sono antipatico? Sì, faglielo chiedere. Io sono il conduttore della challenge e potrei squalificarlo. Marco? Marco? Sì, Matti? Come ti sei permessa ad aver scritto che sono antipatico sul muro della casa? Ehi, ma io non ho scritto nulla del genere. È vero, Marco, non ho scritto nulla del genere. Non prendermi in giro con questo stupido pupazzo, io l'ho letto. Ma se non ci credi, allora guarda pure le telecamere di sicurezza. Telecamere? Ottima idea, ma se sei stato tu, sappi che ti squalificherò. Antipatico. Marco aveva ragione, è stata Nina!
ce la faccio più. È strettissima questa casa. Non c'è un letto, non c'è nulla. E poi è tutta di cartone. Io sto malissimo, voglio uscire. Devo andare a prendere il mio iPad. Eccoti. Ci siamo quasi. Che ci fai qui? Sono sonnambula. Sonnambula? Una sonnambula che ha costruito... Ninna, tutto ok? Stavi cercando per caso di prendere questo? Grazie. No, assolutamente no. E oltre a non avere il tuo tablet, sappi che sei anche eliminata dalla sfida. Ma è di cartone questo? Ma non è una casa, sei uscita. Devo ammettere però che è molto originale. Oh no! Non ce la faccio più a stare qui dentro. Lo sto arrudendo da tutta la notte. Non ce la faccio. Ah, dov'è casa di Jasmine? Non vedo più niente. Ho le lacrime agli occhi per colpa dell'allergia. Se non mi ricordo male è quella. Jasmine! Jasmine, non mi fate dormire tutta la notte. Mi devi vergognare. Per colpa tua ho starnutito, mi sono sentito male, ho tutte le gambe che mi fanno male. E ora io ti faccio uscire. Hai capito? Devi uscire da questa casa. Come sono uscito anche io. Lo metti in parete tu. E ora devi uscire, Jasmine, capito? Hai distrutto la casa, Pippo! Credevo fossi mio amico! Ma tu che cosa ci fai qui? Questa è la casa di Jasmine! No, è la casa di Ninna che adesso era la mia, però tu l'hai distrutta! Avevo letto male, scusa! Sei proprio un burbero! Oh, scusa, Marco! Cosa è successo qui? Diciamo che mi sono confuso, dovevo vendicarmi e ho eliminato Marco, mi sbaglio. Ottimo, tu sei eliminato, Marco sei eliminato, Ninna è stata eliminata, però Jasmine, in tutto questo tu sei la vincitrice. Sì, vedi, ti ho sconfitto. Prendo il tuo premio. Ecco il tuo fantastico premio. Ma è una coppa di cartoni. Beh, un bellissimo e incredibile premio per questa challenge cartonesca. Cosa ci faccio con una coppa di cartone? Io che ne so, facci quello che vuoi. Ciao! L'ultimo che scende dal letto vince 1000 euro! Sarete su 4 comodissimi letti, ma state attenti perché se toccate il pavimento avete perso. Che abbia inizio la challenge! Matti, avrei bisogno di fare un pipì stop. Non hai fatto la pipì prima dell'inizio della sfida? Me ne sono dimenticato. Beh, buona fortuna. Non puoi assolutamente scendere da questo letto. Oh cavolo, va bene, non ci devo pensare. Io mi sono attrezzata benissimo. Infatti dentro lo zaino ho tutto il necessario per sopravvivere qua. Anche una settimana. Che forte. Le cuffie per non sentire i lamenti di Marco che gli scappa la pipì. E del cibo. Pippo. Pronto, Samantha? Che fai? Ma mi rispondi con un pupazzo. Comunque, non è proprio giusto. Guarda quante cose ha. Ma noi cosa ci mangiamo? Non lo so, qui non c'è nulla. Prova a chiamare il McDonald's. Sì. Ma che chiamo? È finto. Con tutti quegli oggetti che ha Ninna sicuramente barerà. Aia! Non provare a parlare male di me, Pippo. Assistente, palloncino! Sì, eccolo! La prima sfida sta per iniziare. Dovete passargli il palloncino e non farlo cadere. Chi lo fa cadere viene eliminato! La sfida inizia tra 3, 2, 1, via! Vai! Oddio! Oh, eccolo che arriva! Non scoppiare! Eccolo, Samantha! Wow, sono davvero bravi. Sì, secondo te chi è che perderà? Secondo me perde Marco, gli cade sicuro. Bel passaggio, Pippo! Marco, vieni! No, di nuovo, via! Questo è per te, Pippo. Devi fare un lancio spettacolare a Ninna. Vado, eccolo qua! Marco, vieni! E io te la ripasso. Di nuovo? Ah! 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 Ah
posso. Mi sono spaventato tantissimo. Minna, sei sempre la solita falsacchiotta. Almeno abbiamo vinto la challenge. È vero. Congratulazioni ragazzi, avete passato la prima challenge, ma non sarà l'ultima, quindi state attenti. Meno male che sono stato furbo. Sapevo che saremmo stati qui tantissimo tempo e ho portato la mia macchinina. Solo che ho dimenticato il telecomando. Vabbè, ci si può divertire lo stesso. Dovrei proprio smetterla di farmi tatuaggi di ninne e matti. Mi sto riempiendo tutta. Però guardate, sono troppo belli. Come fai a non farli? Infatti, uso ogni minuto libero per farmene uno. Sono troppo belli. Infatti, dovete assolutamente prenderli tutti quanti. Li trovate in edicola e su Amazon. Sono veramente belli. Sì. Me li porto via. Ma dove vai? No! Ne volevo fare un altro. Bella questa canzone. Dino, secondo te cosa sta ascoltando Ninna? Non risponde. Ti mancano 4 centimetri e toccherai a terra con il piede. Mi sono salvata. Attenta, ti tengo d'occhio. Marco, Marco. Che c'è? Aspetta. Pippo. Salto della morte. Pippo. Oh, Samantha, scusa, stavo giocando. Ho un piano geniale. È arrivata l'ora di eliminare qualcuno. E questo qualcuno è proprio Ninna. E qui ho una mitica color bomb con cui eliminarla. Perché se gliela lanciamo, lei sarà costretta a scendere dal letto per andarsi a pulire. E rimarremo in tre. Sì, ci sto. Quest'idea mi piace. Ma che... cosa? Jasmine, vieni. Eccomi. Lo vedi anche tu? Sì. Cosa stanno facendo alla mia Ninna? Oh. Non è che gli stanno facendo uno scherzo. Non è giusto però, poverina, lei non ha fatto niente di male. Resta qui a controllare, okay. Io devo intervenire. Va benissimo. È tutto pronto, ragazzi. 3, 2, 1. Samantha, cosa stavi per fare? No, niente, un po' di stretching. Ninna, sei convocata dal conduttore della challenge, che sarei io. Devi venire con me. Andiamo, dai. Ninna, dobbiamo andare. Vieni con me. Sbrigati, andiamo. Ragazzi, avete visto? Ninna si è alzata dal letto. È stata eliminata, il piano ha funzionato. Ma no, Mark, non hai capito nulla. Ma che succede? Succedendo qualcosa di strano. Che sta facendo un barbecue? Aiuto, che sta succedendo? Amici? Oddio, pure del fumo. Ma che cosa hai fatto, Pippo? Hai dato un po' qualcosa? Ma cos'è questo fumo adesso? Che è successo? Perché mi hai fatto scendere dal letto? Dovresti ringraziarmi, perché gli altri concorrenti ti stavano per fare un bruttissimo scherzo. E cioè? Non c'è bisogno che te lo spiego. Adesso dobbiamo vendicarci, perché loro si meritano una vendetta. E la nostra assistente ci aiuterà. Oh, che bello! Da qui controlleremo tutto. Vai, clown! Sono pronta! Falli spaventare un po'! Ma che cos'è quello? Mamma! Mamma, voglio mamma! Guarda, hanno paura! Sono spaventatissimi, bravo! Mamma mia, scherzo riuscito alla grande. Però adesso tutto... Ma sì? Mi sono fatto la pipì addosso! Marco si è fatto la pipì addosso? Poverino! Povero Marco! Oh cavolo! Non posso continuare la challenge in questo stato! Che vergogna! Devo andare in bagno! Oh cavolo! Marco, sei stato eliminato! Doveva solamente essere uno scherzo per i nostri concorrenti! Ma a quanto pare è stato molto peggio! Succede? Siete rimasti?
prossima sfida. Davanti a voi avete una torre di Lego che dovete far cadere con il vostro bazooka Nerf. Il primo che la farà cadere avrà un bonus speciale. Buona fortuna! Devo tirarla giù e prendere il bonus. Sarà sicuramente qualche cibo. 3, 2, 1. Lo sapevo, ho fallito un'altra volta. Non sono mai stata brava con i Nerf. Appunto. Sono proprio curioso di vedere quale sarà il bonus. 3, 2, 1 e va. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Bravissimo Pippo. Hai buttato giù la torre e hai ottenuto il bonus. Oh, che cos'è? Il bonus è scegliere chi eliminare dalla challenge. Come chi eliminare dalla challenge? Ma questa è la prima volta che succede. È un grande bonus, eh? Non tanto. Allora, chi posso eliminare? Chi posso eliminare? Samantha, forse? No, mi sento in colpa. Eliminerò Nina. No, 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 non posso eliminare Nina. Mi sento ancora di più in colpa. Che cosa faccio? Ascolta, giudice Matti. Posso calpestare il suolo per andare in bagno a pensarci, per favore? Sì, ok, ma fai presto. Va bene, grazie. Falsacchiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di Ninna e Matti. Le cose si fanno interessanti. Samantha, non lo so proprio, Samantha. Come faccio? Fammi pensare, potrei far vincere Ninna. Però mi ricordo di quella volta che mi ha detto che mi odiava. Io odio Pippo. Oppure potrei far vincere Samantha. No, mi ricordo quella volta in cui stavamo in squadra insieme e lei non ha fatto assolutamente nulla. Ecco, che cosa faccio? Pippo, ti muovi? È già da troppo che stai lì dentro. Sì, arrivo, un attimo. Meglio che vado. Pippo, hai preso la tua decisione? Sì, giudice Matti, io elimino Samantha. Sì, perché Nina è più simpatica. È la tua risposta definitiva? Sì. Mi dispiace, Samantha. Sei eliminata dal gioco. Non è giusto, mi hai ferito. Io ti consideravo un amico, Pippo. Non ti parlerò mai più. No, Samantha, mi dispiace, scusa. Oh, oh. Certo che sono davvero bravi a resistere, eh? Sta durando davvero troppo. Così non perderanno mai. Secondo me anche loro devono fare la pipì. Matti, mi è venuta un'idea. Cioè? E se facessimo un altro scherzo? Direi che si può fare. Ma questo deve essere il migliore di tutti. Ovvio, deve essere il più bello di tutti. Ok. Sei pronto? Sì, Jasmine, e tu? Sì, mi raccomando, fai piano, sennò se ne accorgono. Chi riesce ad arrivare al premio finale avrà vinto, ma senza toccare terra. 3, 2, 1, via! Ok, userò tutto quello che ho nel letto, ovvero coperta e cuscino, per crearmi una zattera e arrivare fino a là. Con questa strategia non posso proprio perdere. Iniziamo! Ok, questa è la strategia che mi farà vincere. Pippo è quasi arrivato, poverino. Accensione motori. Ciao, ciao, Pippo! Dove va?
dispiace, ma io avevo pensato a questa vittoria da molto tempo. Sono stata proprio brava! Hai vinto! Bravissima Nina, anche se non credo sia valido usare delle rotelle. Non era nelle regole. Effettivamente è vero, quindi Nina è la vincitrice! Sì! L'ultimo che cade dalla parete d'arrampicata vince 1000 euro! Non potete più scendere! Io voglio scendere! Oh no, mi fanno già male! Faremo tantissime sfide incredibili e se qualcuno cade è ufficialmente squalificato dalla sfida. La persona che riesce a salire più su in 30 secondi vince 10 minuti di riposo. Quindi chi vince ha già un bonus. Mi piace. 3, 2, 1, via. È super faticoso, ma non posso avere ora i 10 minuti? C'è poco spazio però! Spostatevi! Nina e Dani sono rimaste dietro. Devo riuscire a superare Robby, che però è molto più in alto di me. Aiuto! Devo assolutamente vincere questa sfida! Aiuto! Ho le vertigini! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Oh no! Robby è arrivato in cima! Altissimo! Ragazzi, ci avete lasciato qua, ma io ho paura ora. Veniteci ad aiutare. È altissimo. Io non riesco più a scendere. Robby. Vabbè, posso provare a scendere. Vediamo. Aiuto. Dani! Non mi sentivo più le mani. Non ci credo, ho perso. Dani, tutto ok? Sì, tutto ok, però io volevo vincere. Lo sai che sei appena stata eliminata dalla challenge? Sì, lo so. Ma non ti preoccupare, perché in realtà hai una possibilità per rientrare in gioco. Oh, sì, 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 ok. Ora farò un po' di riscaldamento, vado. Anch'io posso essere eliminata, così vado a fare colazione. Ma no, Nina, tu devi competere per la grande vittoria. Vabbè, lasciate un like e iscrivetevi al canale di Nina e Matti se ti fate per me a questo punto. Se riuscirò a colpire Nina e Matti su quella parete super alta, potrò rientrare in gioco. Quindi, miei cari amici, preparatevi. Ehi, aspettate un secondo, ma non vi sembra un po' pericolosa questa cosa? 3, 2, 1, via! Relax. Ah, questa sì che è una bella challenge. Dani, te li ricordi? Quegli orecchini che ti ho prestato? Beh, se non mi colpisci potrei anche regalarteli. Ti stavo quasi per prendere. Devo stare molto attento. Ehi Dani, certo che la tua mira è migliorata, eh? Ma noi non eravamo amiche. No Nina, mi dispiace, ma io voglio rientrare in gioco, quindi l'amicizia qui non conta. Non posso farmi prendere ora. Aiuto! Basta fare con quei colpi, arrenditi, non mi colpirai mai, non mi colpirai mai. Ai 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 ai, ma mi hai preso il sedere. Colpito, ora posso rientrare in gioco. Non ci posso credere, sono stato colpito con un nerf su una parete d'arrampicata, ma vi sembra normale? Grazie per avermi risparmiata, ora però scendo. È così alto qui. Ah no, scherzavo, mi sento meglio ora. La prossima sfida sarà difficilissima, siete pronti? Ancora più difficile! Dovrete salire sulla parete prendendo solo le prese del vostro colore, quindi verde, rosa e giallo. No, ma le gialle sono difficilissime! Dov'è Matti? Aspettate! Matti? Matti? Matti! Lo vedo! Matti! Qualcuno ha chiamato Spider Matti? Super agile! Sono il migliore! Sono il più grande arrampicatore della storia! Scusa Matti, ma tu saresti Spider-Man? Certo, lo vedi? Oh no! È impossibile adesso vincere contro Spider-Man! Lo sapevo! Io sono senza parole, iniziamo che è meglio! Avete solo un minuto per arrampicarvi, mi raccomando! Oh no!
In realtà mi sono vestito così perché, guardate, indosso il colore blu, il colore rosso e anche quello giallo. Posso fare tutto quello che mi pare. Non ho molte prese verdi, guardate, non so dove mettere il piede. Ok, proverò qui. Devo prendere solo gli appigli gialli, solo quelli gialli. Oh no, è difficilissimo. Non è che posso barare un po'? Sì, ho toccato uno giallo, però era solo per arrivare a rosa. Voglio arrivare lì in alto, ce la posso fare. 3, 2, 1, ah, ah, aiuta! Aiutatemi! Ah, non ho appigli per i piedi! Ma ciao! Il nuovo album di figurine di Rin e Matti è finalmente in edicola! Correte a prenderlo! Perfetto! Ora dovete resistere un minuto qua sopra, vediamo chi vincerà! A partire da ora! Adesso, beh, non mi resta che sopravvivere per un minuto qui! Io sì che sono Spider-Man! È impossibile, è difficilissimo! Non riesco a salire più di così, perché guardate! Questa gamba non so dove metterla! Devo trovare una posizione comoda perché devo resistere più tempo possibile. 5, 4, 3, 2, 1. Ce l'abbiamo fatta! Ragazzi, adesso sono io che non riesco più a scendere, però. Ciao Spider Matti, io mi vado a riposare. Aspettate un attimo. Ehi! Ciao, ti abbiamo voluto bene. Matti, basta che metti il piede sul sinistro, il sinistro sul destro, la mano lì sotto e poi scende, ovvio. Ragazzi, la vedete quella bottiglia lassù? Bene, è il vostro obiettivo. Ma dobbiamo seriamente arrivare fino là sopra per poter bere un po' d'acqua? Esatto, chi la prende può bere, l'altro rimarrà senza acqua, poverino. Ma l'hai messa tu lì sopra? Sì, cioè, no, forse. Sì, l'ho messa. Comunque io sto morendo di sete, okay. Quindi non provare a battermi. Matti, solo uno potrà bere. E quello sarò io. Oh no, via! Berrò io quell'acqua, Matti, non hai speranze. Non provarci nemmeno, Robby, sei fregato. Mi sto arrampicando. Matti, inizia a soffrire un po' di vertigini da qui in alto. Penso di essermi bloccato. La bottiglietta sarà mia, devo salire. Oh no, questa parte è un po' complicata. Devo stare molto attento, molto attento. Ci sono, non ci posso credere. Eccola la bottiglia, ce l'ho fatta. Devo solo riuscire a prenderla adesso. E... presa! Robby, ho preso la bottiglietta. Guarda un po' cosa qui, Robby. Guarda un po' cosa qui. Oh no, oh no. Oh, scusa, Robby, scusa, non l'ho fatto apposta. Oh no, 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 cosa ho fatto? Robby, scusa! Ah, e sei stato squalificato? Ah, meno male che c'è un materassone super morbido! È stato fighissimo, quasi quasi lo rifaccio! Avete mai provato a fare un canestro durante un'arrampicata? Che domande, ovvio che no, Matti. No, anche perché è difficilissimo. Se volete scendere dalla parete dovete prima fare un canestro, tutte e due. Buona fortuna. Aspetta. Fatto, posso non salire? Sì, Ninna, così è semplicissimo. Ma ora che salirai in cima voglio proprio vedere. Ninna, tocca a te, sei pronta a fare canestro? Sì, vado. Vai. 3, 2, 1. Di poco. Uffa. Ora è il mio turno. Guarda qui. No! Di pochissimo. Sei sfortunata. Vedremo il secondo colpo. È il mio turno. Vai, Ninna. No! Di pochissimo. Proverò ora, ok? Ci sono. Vai, vai, Dani. Bravissima, hai fatto canestro! Ma sei anche caduta, quindi mi dispiace. Eliminata! Mi ero impegnata, però non è servito a nulla. Ninna! Eh? Ninna, sì? Sai perché ti ho fatta venire qui? Perché? Perché ho una proposta da farvi. E cioè? E io sono stato eliminato prima. Sì, perché sei scarso. No, perché Matti ha fatto cadere una bottiglia sulla mia testa mentre mi stavo arrampicando. Hai ragione, quindi? Quindi vi voglio dimostrare che non sono scarso, sono fortissimo e questa è la parete più ripida che esista per fare arrampicata. Ok, quindi se riesci a scalare tutta questa parete puoi rientrare in gara? Sì, questa è la mia proposta per voi. Va bene, vediamo che sai fare.
Forse ho esagerato. È davvero difficile questa parete. È davvero inclinatissima. Non mi sembra molto bravo. Beh, si sta impegnando però. Sì, sì. Effettivamente. Oddio! Come faccio? Aiuto! Sono praticamente a testa in giù. Ma ce la devo fare. Devo arrivare più in alto possibile. Aiuto! Aiuto! No! Lo sapevo, è caduto. Era davvero troppo difficile. Quindi Robby ufficialmente non può rientrare in gara. Mi dispiace per lui, ma non è stato abbastanza bravo. Il momento della gran finale è finalmente arrivato. Chi resisterà di più su questa parete vincerà la sfida. Siamo rimasti solo io e te, Ninna. Non ci posso credere, io speravo di perdere la prima volta. Invece no, mi sono ritrovata fino a qua, non ne posso più, mi fa male tutto. Matti, Ninna, basta perdere tempo. Il finale sta per iniziare. 3, 2, 1, via! Quindi posso rimanere qui così e dormire praticamente? Sì, ma devi resistere più di me e io sono agguerritissimo! Ok, inizio a sentire un po' di fatica in questo momento. I minuti stanno passando e non mi sento più la mano. Come prude il naso! Spero di non starnutire. Basta, non ce la faccio più a stare qui! Ok, mi devo muovere un pochino. Io non mi sento più le braccia. Ok, qui sto molto più comodo. Molto, molto più comodo. Ma non è che possiamo sederci un attimo? Ninna, se ti arrendi adesso ti do 100 euro del mio bottino. Non ci sperare. Robby, ma quanto stanno resistendo? Direi davvero troppo tempo. Mi sto quasi annoiando a stare qui ad aspettarli. Sai che ti dico? Dovremmo aumentare la difficoltà della sfida. Certo, e ho avuto già un'idea. Metterò la loro canzone. Ah, ho capito. Saranno costretti a ballarla mentre sono lì sopra arrampicati. Via! Vediamo se riusciranno a ballarla. Oh no, questa è la nostra canzone. Dobbiamo anche ballare ora. Dove si fa a ballare così? Giornata bellissima tra le vie. Sto scivolando! Sopra il monopattino sfrecciando io. È troppo facile per me! Per me non molto, Matti! La musica suona, ma qualcosa di più. Sto sentendo. No! Ah, è caduta! Sono rimasto da solo! Quindi ho vinto! L'ultimo che esce dalla vasca della sgarca vince 1000 euro. Cosa? Avete 30 secondi prima che la sfida abbia inizio. 30 secondi, ti vuole darmi. Oh no, sono troppo in ansia, non voglio entrare in quella vasca. Fare un po' di cacca prima di immergersi nella vasca piena di cacca. Questa sì che è una grande strategia. Ora è il momento di dare l'ultimo saluto alle mie amiche. Ciao Dani! Se non torno viva, mi raccomando, accarezza tu piadina per me. Oh no, di nuovo. E ora stretching. 1, 2, 1. Sono pronta. Tempo scaduto, è il momento di entrare. Ma quindi questa sarebbe una vasca piena di cacca? Che schifo! Ma almeno è calda? Ok, sì, è calda. Che schifo, mi sta venendo da vomitare! Ti prego, cacca, non mi toccare! Matti, guarda, io penso di non poter entrare. Ho una chiamata, un attimo. Pronto? Sì? Ah, è il papa che parla? Sbrigati! Senti che buon odore! Matti, non infierire! Ok, sono dentro. E ora dove sono i 1000 euro? Solamente per il coraggio dovrebbero darmeli. Ora che siamo entrambi dentro, solo uno di noi due potrà vincere la sfida. Ma secondo te questa è cacca vera essiccata? Ecco, devo ammettere che questa, anche quella dietro di me, assomiglia alla cacca che faccio io. Non è che per caso l'hanno presa dal mio gabinetto? Prima challenge, non far uscire l'acqua dai bicchieri. Chi perde deve immergere la testa dentro l'acqua. Ho
bocca al lupo. Grazie. Inizio io, Matti. Ricorda che il primo che fa uscire l'acqua dal bicchiere ha perso, Ma quello lì sarei tu, non io, caro. Sappilo, non metterò mai la testa dentro questa vasca schifosa. Beh, nemmeno io, quindi ti conviene essere più bravo di me. L'acqua è quasi arrivata all'orlo, aiuto, che paura! Guardate, manca sempre di meno. Guarda questa mossa. Ma come fa a non uscire l'acqua? È praticamente arrivata al limite, adesso tocca a me! Oh no! Ok, vado, metto l'acqua e... Ninna, mi sa proprio che mi sono salvato! Tranquillo, mi salverò anche io! Bicchierino, non mi deludere, ti prego! Allora vado, Magari se vado piano non esce! Ti prego! È uscita! È uscita! Non è uscita! Sì, da qua dentro sta uscendo! Dai, ma io non l'ho visto, non vale! E invece sì! Oh, sono sempre sfortunato in questi giochi! Sei pronta ad immergere? Aspetta! Potrebbero venirmi delle infezioni! Se chiudi gli occhi la bocca... No. Com'è? Ma voi siete completamente impazziti! Mi bruciano gli occhi! Ah! Ora non ti bacerò mai più perché puzzerai di cacca. E adesso chi me li asciuga i capelli puzzolenti? Sto iniziando ad avere fame. Anche io, sembra impossibile visto che siamo in una vasca piena di cacca. Però sì, ho fame anch'io. Conduttore, vuole darci del cibo? Ci dobbiamo mangiare la cacca? La persona che pescherà più cacche riuscirà a mangiare. Pure queste cose dobbiamo fare, aspetta. Io ho visto una cacca qua, aspettatela, prendo. Cosa stai facendo? Leva questo coso. Scusa, ma sembrava una cacca. Coraggio, coraggio, dai, sì, un'altra per me. 2-0 per Matti. Oh yeah, mi sa che qui qualcuno ha finto. Non ci posso credere. Oh, una pioggia di patatine, anzi una doccia di patatine. Questa cacca è finta, per chi non se ne fosse accorto, quindi sarà acqua normale. Senti qui. Grazie mille, è stato davvero un piacere giocare contro di te, Ninna. Molto buono. Dato che condividiamo la vasca, dovremmo condividere anche le patatine, lo sai? Va bene, Ninna, tieni. Ah, meno male. Oh, no, Ninna. Sono delle patatine telecomandate che non possono stare vicino. Ehi, no, cosa stai facendo? No, non puoi farlo. Non era valido, non è giusto. Posizione più scomoda del mondo, non posso né sdraiarmi né sedermi, sono così. Quindi è il momento di svegliare Matti. 3, 2, 1. Dimmi che non mi hai appena lanciato una cacca in faccia mentre dormivo. Ti ho appena lanciato una cacca in faccia mentre dormivi. È rimasta attaccata sulla mia maglietta. Ora me la levi tu, ok? Io questa cosa non la tocco. Ah sì, non la tocco. No, porta, ti prego. Non uscirò da questa vasca tanto. Eccomi tornato, voglio farvi un regalo. Chi disegnerà la cacca più bella vincerà un regalo misterioso. 3, 2, 1, via! La cacca la faccio meglio io! Ah sì, Matti, certo, credici! E voilà! Ecco qui! La mia è la più bella! Sarà il conduttore a decidere. Il vincitore è... Vabbè, era ovvio, la mia cacca è bellissima. Cosa? Ecco a te il premio, il libro, la sfida contro il tempo. Oh, Ninna, la sfida contro il tempo. Aspetta un secondo, ma è vero? Beh, certo che è vero, è il mio libro. La sfida contro il tempo che si trova in libreria e su Amazon? Sì. Ma la sfida contro il tempo che in questo momento si trova esattamente dentro l'acqua. Oh, che schifo, adesso
adesso non lo potrai leggere perché è tutto bagnato di cacca. Ti odio! Oh, che peccato! Ora è inutilizzabile! Voi mi raccomando, se prendete il libro di Ninna e Matti, non fatelo a casa. Ora si legge ormai! Ragazzi, ecco a voi una villeggetta misteriosa. Dovete trovare la chiave per aprirla. Chi la trova vince 100 euro. Wow. Io so come aprire queste cose. Vai, provaci. Abacadabra. Aspetta, ti faccio vedere io. Aspetta, shh. Cos'è? Manacadabra. Ma no, ma qua ci sarà sicuramente una combinazione segreta. Non c'è bisogno della chiave, guarda, Ina, non funziona! Dobbiamo trovare davvero la chiave, probabilmente. La vedi anche tu? Sì, la vedo anch'io, è sul gabinetto. Però non possiamo uscire dalla vasca. Beh, volendo, tu potresti uscire, darmi la chiave a me e poi andarti a fare una doccia. Sì, e volendo poi ti faccio anche un caffè, certo. Giusto. Aspetta. La porto sempre dietro con me. Va. Nina, ottimo lavoro di squadra. Quale squadra, Matti? Io ho preso la chiave, io ho portato la manina e io riceverò il premio. Oh no! Monete d'oro, posso farci degli orecchini con queste monetine scintillanti. Avete sete, ragazzi? Ecco due bei bicchieri d'acqua. Uno normale e l'altro pieno di cacca. È passata la sete, probabilmente. Io voglio quello normale. E anch'io voglio quello normale. Allora, sasso, carta, forbici. Chi vince prende il bicchiere buono. Ok. Sasso, carta, forbice. Ah, ho vinto. L'hai fatto dopo? L'ho fatto dopo, non è vero. Sì, 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 vabbè. Facciamo. Sasso, carta, forbice. Va bene, non fa niente. Sarà buona comunque tanto. Sì, 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 sente già dall'odore. Questa cacca è finta, per chi non se ne fosse accorto. Quindi sarà acqua normale. Senti qui. Vedi? Partito! Devo andare, scusate. Ciao. Piano. Oh, aiuto. È congelato. Oppure prendo adesso. Che schifo! Almeno ho vinto! Sì, grazie! Ora però vado a farmi una doccia! Ho due domande in questo momento. Uno, perché sei in una scatola gigante? È grossa quanto la nostra casa! Più alta di me, guarda! Ok, ma parte due, perché c'è un pinguino con dei soldi lì sopra? Aspetta, ma un'altra domanda, perché c'è un divano, la libreria è lì e il tavolo non è qua? Che cosa sta succedendo alla nostra casa? La casa di Ninna e Matti si sta trasformando! Vabbè dai, probabilmente l'avrete già capito, abbiamo uno scatolone gigantesco semplicemente perché abbiamo ordinato un nuovo divano. Dai, è bellissimo, guarda, poi era compreso anche quel cuscino nel prezzo, quindi abbiamo detto è un'offerta irrinunciabile. Ciao cuscino di Ninna e Matti. Ma non avevamo ragionato su una cosa, che insieme al divano è arrivata ovviamente una scatola gigantesca per contenerlo. E quindi io penso proprio che il signor pinguino oggi ci stia facendo capire che la challenge inizierà proprio qui dentro. Oh oh. Oh oh. Ok, credo che abbiamo 40 secondi circa per... Solo? Beh sì, perché è talmente grande questo scatolone che occupa la metà della casa, quindi non abbiamo più molto spazio in casa. Facciamo che inizi te, perché io non ho capito nulla di quello che hai detto. Ok, ma ti ho preso due oggetti. Guarda, un cuscino perché penso che dormirò e una polaroid perché dobbiamo ricordare adesso. Poi prenderò del cibo perché ho molta fame oggi. Cioccolato e dell'acqua perché è importante bere, ricordatelo. E poi non ho più niente da prendere. Joe, spiegami, te vorresti sopravvivere dentro una scatola il più possibile e provare a battermi? Con queste cose. Forse un'ultima cosa mi manca. Ora o mai più, però ti devi sbrigare. Arrivo.
Sono qui ad aspettare. Cosa sta facendo? Ma perché in balcone, ragazzi? Guardatela, guardatela. Che cosa sta prendendo in balcone quella falsacchiotta strategica? Oh no, oh no, oh no. Quello era un nerf! Ci sono? Ma che cosa... Che cavolo... Veramente. Ma chi sei tu? Io non ti conosco, sai? Non ti conosco proprio. Va bene, doveva essere una casa, non un campo di guerra. Allora, c'è arrivato un pacco che dopo vi faremo vedere. Ma ora tocca a te decidere cosa portare nella tua scatola casa. Non lo so. No, Matt. Non lo so davvero, hai preso tutto tu, scherzavo, hai preso un sacco di cose. Ti aspetto qua. Matti, che succede? Non ho trovato niente da prendere. Quindi che hai preso? Mio iPad. Ma questo posso fare di tutto. Se ci pensi basta cercare l'immagine del cibo e prendi il cibo. Basta cercare l'immagine di un'astronave e vado su Google Maps. Ma tu devi rimanere dentro la scatola. Vabbè, cercherò l'immagine di scatole, ok? Io sono pronto a entrare, so solo questo. Anche se sinceramente mi vorrei mettere un pochino nel divano nuovo. No! Ma guarda quanto è bello! Dalla prossima volta. Va bene. La tua parte è quella lì, vuota. Ma perché questa parte è tristissima a me? Scusa. Perché non ti meriti altro. Dai, vabbè, sto bene anche qui. Allora, a parte che Willy sta cercando di ucciderci. Sì, ci vuole distruggere la base, vuole sabotare la nostra partita perché in realtà vuole i soldi di Mr. Pinguino. Che ci fa con quei soldi? Compra i croccantini. Che poi tra l'altro ci dobbiamo ricordare che Mr. Pinguino è stato il primo peluche a dare via a questa serie di challenge con l'ultimo che esce dalla doccia. È incredibile, è tornato finalmente. Dove l'abbiamo preso? A Barcellona. Sì. L'abbiamo preso a Barcellona all'acquario. Ora c'è però... anche un video. Comunque ora apriamo questo pacco che ci è arrivato poco fa. Io so cos'è. E spero di saperlo anch'io. Finalmente la mia nuova PlayStation 5. Ah no, ma che cos'è? Che cos'è, Inna? Sono dei cuscini. Dei cuscini? Ma noi non abbiamo ordinato questi cuscini. Sì, abbiamo ordinato questi. Ma che? Dai! Ma erano rosa! No, sono rosa! Il problema è che c'è già l'imbottitura. Doveva essere così, infatti. No. Ma ragazzi, i nostri cuscini dovevano essere rosa, no, ora... Sono rosa! Ma ho capito, ma che rosa è questo? È rosa da buttare nel secchio! No, è rosa cipria! Vabbè, fateci sapere se secondo voi dobbiamo tenerli oppure no. Vabbè, ho finito qua, era questo il nostro unboxing. Tutti i cuscini! Ma cosa? Vabbè, allora farei una bella battaglia a questo punto. No? Battaglia di cuscini di plastica! A te! Dai, basta! Tu mi picchi oggi! Stavo scherzando, io ti picchierò. Oh, no. Cosa vuoi fare? Ma comunque tu non hai preso l'acqua. Ma infatti la prenderò da te. Ah, sì, sì. Questa è mia, devo bere almeno 2 di 3 giorni. Addirittura, questo bottiglione. Ma dai, no, non puoi berla tutta adesso. Sappi che qui dentro non c'è bisogno di bere tanto. Basta bere un pochino e darla a Matti, lo sai? Mai. Tu hai fame. Sinceramente inizio a stare un pochino stretto, Non si può fare niente. Grande. Non posso nemmeno allenarmi. Anzi, no, forse posso allenarmi. No, forse ci riesco, no, lo sai. No, aspetta, ci voglio provare. Dai, ma non mangiare io però. Guarda, facci vedere. Faccio le mini flessioni. No, non si fanno così. E ho capito, non c'è spazio per allungare le gambe. Devo fare per forza così. Oh, mamma mia. Malissimo. Che spettacolo c'è. Oh, e dai. No, ma tu sei bravo. Il fatto che tu sia piegato in una scatola è brutto. Che ci posso fare io, senti? Vabbè, aspetta un attimo. Oh, chi è arrivato qui? Un serpente. Finalmente ci sei anche te, Willy. Mi mancavi. Dopo tutta questa palestra mi è venuto un languorino. Ma l'ho fatta io palestra, quindi me la merito io se permetti. Dammi un pezzo. Oh dai, non è giusto, l'ho presa io la palestra. Cioè non è che l'ho presa, l'ho fatta io. Allora, se Willy adesso entra nella scatola me dai un pezzo, mentre se esce non me lo dai, ok? Willy, prendi la tua decisione. Willy, no, aspetta, cosa vuoi fare? Willy, entri oppure no? Dimmelo. Io ho paura che Willy non entrerà. Ok, ho capito, mangia te. Guardala, guardala. Hai una tavoletta di cioccolato intera. Me la devi dare un po'. Non è intera. Comunque Willy è uscito, quindi niente cioccolata per me. E ora scusa, ma cosa? Bevi pure. Bevi pure, falsacchiotta. Non ti ho fatto spruzzare l'acqua? No. Ma come? Vabbè. Cosa volevi fare?
fare, scusa? No, non volevo fare assolutamente niente. Io volevo solo un po' di cibo. Volevo solo un po' di cibo. Mamma mia, che paura, mamma mia. Matti, dimmi, cosa vuoi fare con quella? Non, nessuno ha detto che io per vincere questa challenge devo diventare pelato. No, ma io dico che per rimanere in questa scatola devi tenerti questa. Perché fa malissimo. Esci. Fa malissimo. Ma guarda me. Ciao a tutti, come state? Io molto bene e Nino una falsacchiotta magica. Vuoi? Ti do una testata pelata. Vuoi? Sì. Quanto? Tutta. No. Dai, dammi un pezzo. Dammi un pezzo. Ma un attimo. Oh, quanto tempo ci vuole? Stai temporeggiando per non darmi un pezzo. Perché? Non era un cubetto. Ma io infatti volevo un pezzo, non un cubetto. Ma poi perché sono pelato? Guardate, sembra un bambino. Ho un'altra attività per noi. Una foto. Sì, dobbiamo immortalare questo momento. Immortaliamo questo. Ma che parola strana è immortaliamo questo momento? Io direi più pancake. No, immortale. Rimarrà per sempre. Vabbè, dai, scatti te. No. Ma io non riesco. Va bene, scatto io. E questo è il buco. Ma te la devo fare io la foto? No, la facciamo insieme. Secondo me non viene. Io non capisco perché ogni volta che uso questa cosa devo sempre restare con la bocca aperta fino a quando inizio a fare rumore. Sono strano, lo sai? Io mi sto rendendo conto ogni giorno di più di essere strano. Non è uscita. Come non è uscita? No, mi sa che ho finito le carte. Dai, Nina! Non è colpa mia. No, non è giusto. Io la volevo quella foto, così poi la mettevo su Instagram. Ma poi a proposito di Instagram, come non dimenticare la mia televendita? Se mi seguirai su Instagram oggi, soltanto a me e al profilo di Nina e Matti trattino basso official, riceverai questa bellissima cosa inutile di plastica. L'importante è che non segui Ninna. Se seguirai Corinna Navoni ti regalerò Matti. Non so se è vivo o morto, ma comunque non è. Oh, ma pallifino di Matti, guardate, fa anche i grattini. Vabbè, dai, al massimo mi spedirà con questo scatolone, ora che ci penso, non fa una pietra. È perfetto, comunque guarda, ora i nostri amici fallo vedere anche a loro. Che cosa? Che io sto dentro lo scatolone. Guardate, ma che è lungo come me. È gigantesco. Comunque dovevano arrivare altri pacchi. Vabbè, ma chi se ne frega, dai, ci abbiamo i cuscini bruttissimi, meglio di così. Ma sono belli. No, io monterei l'altro cuscino a questo punto. Sai chi c'è dietro di te? C'è un gatto chiamato Willy. Ma tu partecipi o no alla challenge? Sei un rompiscatole, Willy. Come te lo dobbiamo dire? Oh, o resti dentro o esci. Lui fa sempre quello che vuole. Questa cosa a me non va bene, basta. Comunque, a parte quella scatola gigante che in questo momento è esattamente qui, è gigantesca. Anzi, indovinate che video stiamo facendo? Qui dietro il divano è stato montato. C'è anche un nuovo cuscino, tra l'altro, qui, lo vedete? Che ne dite? Vi piace? Molto carino. Vabbè, ora per favore però non mi rompere le scatole, che ho voglia di fare una bella partita a Brawl Stars. Sì. Voglio giocare al mio giochetto per cellulare. E per favore, non rompermi le scatole, Ma io volevo mettermi sdraiata. Volevi metterti sdraiata? Sì. E io invece ti faccio vedere come si vince una bella partita. Vabbè, sai che ti dico, non c'ho voglia di giocare. Ma come no? No, mi sono stancato, potresti iniziare a uscire da questa scatola prima che sia troppo no, tardi? No. Ma mi sta passando la voglia. Devo bere, Matti. E bevi, che ti devo dire? Vedi, è importantissimo bere. Ma quanto stai bevendo oggi, soprattutto? Ragazzi, ha passato il video a bere. Ma stiamo scherzando, non si fa così, Ninna, Non puoi passare il video a bere. Basta, ma quanto bevi? Va bene, Nina, mi sta venendo un po' di sonno, ne posso sfruttare un po'. Perché vedi? Il cuscino un po'. Fino a quando tu non dormi. Dammi 10 euro. Ti do il mio cellulare, mi interessa tanto. L'importante è che non ti metti a fare cose strane mentre dormi. Ti faccio delle foto. A dopo, ragazzi, tanto tranquilli, non mi arrendo. Non
Ma seriamente pensava che io mi fossi addormentato in 4 minuti? Assolutamente no, mia cara Ninna. Assolutamente no. Cioè, tu pensavi che io in 4 minuti mi addormentavo? Perché ho contato esattamente i minuti che ci hai messo per uscire da questa cosa. 4 minuti. Matti. Hai dormito bene? Hai sognato? No! Ero qua? No! Mamma mia, che sonno! Io non ho assolutamente sognato, io ero sveglio e ho sentito anche quando te ne sei andata da qui. E poi da quel momento è passato il tempo che una falsa chiotta va in bagno senza farsene accorgere. 4 minuti! E sai a cosa equivalgono questi 4 minuti? Ai miei soldi del peluche, dammeli subito, non puoi rubarli. No, sappiamo tutti le regole, se tu hai perso non puoi toccarli, quindi dammeli subito. Questa cioccolata intanto me la prendo io allora. Ora dai, levati però. Dai, oh, eccoli, sì. Mamma mia, oggi tra l'altro un bel bottino gigante per il mio pinguinone. Oh, ma da quant'è che non vincevo, eh? Hashtag Matti non è un falsacchiotto nei commenti questa volta. Mi ha rubato i soldi, io non me ne ero nemmeno accorto. Ho capito, vabbè. Che stupido. Va bene, allora la prossima sfida lo sai dove la faremo? No, non te lo dico, ci vediamo al prossimo video e guardatelo perché vincerò io.